truffata in rete mentre cercava dei cerchioni e altri ricambi per la sua auto. È successo ad una donna molisana che, mentre navigava su internet, ha trovato una conveniente offerta per l'acquisto dei pezzi automobilistici di cui aveva bisogno. Dopo aver contattato il venditore, la giovane ha effettuato il pagamento sulla carta di credito che le era stata indicata. Dopo alcuni giorni, tuttavia, il presunto venditore si è reso irreperibile, costringendo quindi la donna a denunciare il fatto alle autorità competenti. In seguito alle indagini, la polizia ha denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia 6 giovani, tutti residenti nel Basso Lazio, per concorso nei reati di truffa continuata e riciclaggio. Gli investigatori, infatti, attraverso l'analisi degli indirizzi IP, hanno ricostruito una rete di soggetti dediti presuntivamente non soltanto alle truffe, ma anche al trasferimento dei proventi degli illeciti da un conto all'altro, con lo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.